Le gesta di Diomede. Allora, abbiamo detto che Paride si è ritirato, insomma, in camera da letto con Elena. Dopodiché c'è stato un concilio degli dèi. Ecco perché c'era una tregua. Infatti, i troiani e i greci avevano stabilito che ci fosse una tregua. Durante questa tregua, tra l'altro, si era combattuto il duello fra Paride e Menelao, che avrebbe dovuto decidere le sorti della battaglia. Atena però non vuole che ci sia questa tregua, vuole che i greci e i troiani riprendano a combattere. E così, dopo, alla fine di questo concilio degli dèi, Atena si trasforma in Pandaro, che è un guerriero troiano, che colpisce Menelao. E Menelao, quindi colpito, dice: "Ah, i troiani hanno infranto la tregua", e quindi si possono riprendere i combattimenti. E viene così poi descritta la prima battaglia, la prima delle quattro battaglie, abbiamo detto, che sono descritte e raccontate nel poema dell'Iliade. Nel corso della prima battaglia, fra tutti quanti gli altri eroi, emerge Diomede, e come vedremo i troiani inutilmente cercheranno di fronteggiare Diomede. Quindi vediamo un po' le gesta di Diomede alla pagina 158. Vedremo proprio l'intervento degli dèi direttamente nel combattimento. E allora certo moriva il sire di eserciti Enea. Vuol dire che Diomede sta imperversando nel campo dei troiani e addirittura riesce a colpire con un masso, con una pietra, Enea. Enea quindi sarebbe stato finito da Diomede, il quale vuole scagliarsi contro di lui. Ecco, Enea è proprio addirittura figlio di Afrodite. Infatti Enea è un semidio, perché è nato da Afrodite e da Anchise, quindi ha un padre umano, un uomo, e una madre divina, esattamente come Achille. Achille è figlio di Teti, la ninfa marina, e di Peleo, mentre Enea è figlio di Afrodite e di Anchise. E allora certo moriva il sire di eserciti Enea. Quindi Enea è un epiteto formulare, è uno dei re troiani più importanti, se non lo vedeva subito la figlia di Zeus, Afrodite. Abbiamo appena visto Afrodite che è intervenuta a salvare la vita di Paride, e adesso interviene anche a salvare la vita di suo figlio Enea, la madre, che lo generò da Anchise, pastore di buoi. Abbiamo già detto, spiegato che Afrodite è madre di Enea e lo ha generato, l'ha concepito insieme con Anchise, pastore di buoi, insomma, appunto principe dei Dardani, che si è accoppiato con Vene. Tese le braccia bianche intorno al figlio suo e lo nascose stendendo il peplo ampio, splendente, per ripararlo dai dardi, perché nessuno dei Danai cavalli rapidi, gettandogli il bronzo nel petto, potesse rapirgli la vita. Ecco, abbiamo visto che nel caso del duello fra Paride e Menelao, Afrodite ha salvato Paride con una nebbia, e quindi come in una nuvola l'ha poi addirittura portato via dal campo di battaglia fino nella sua camera da letto. Stavolta invece Afrodite rimane lì sul campo di combattimento e circonda suo figlio Enea con la sua veste. Il peplo infatti è una veste, in modo da ripararlo dai colpi dei nemici, affinché appunto nessuno dei Danai, quindi dei Greci, cavalli rapidi, per altro epiteto formulare, perché per via dei cavalli che avevano condotto con loro nella spedizione i greci, gettandogli un'arma nel petto, quindi colpendolo a morte.
Ella dunque traeva il figlio fuori della mischia, e il figlio di Capaneo non si scordò dell'ordine, quello che Diomede potente nel grido ordinò. Il figlio di Capaneo è Stenelo, e Diomede gli aveva ordinato di prendere i cavalli di Enea. Egli fermò i suoi cavalli solidi zoccoli fuori del tumulto, legando strette le briglie alla ringhiera, e sui corsieri d'Enea, criniere belle gettandosi, lontano dai teucri li trasse, verso gli Achei robusti schinieri. Stenelo era uno dei compagni di Diomede che aveva avuto il compito di rapire i cavalli di Enea. Ecco, questa cosa la vedremo anche in altri punti dell'Iliade. I cavalli di un eroe erano spesso una delle cose più ricche che lui poteva avere, e quindi impadronirsi di questi era, insomma, era come impadronirsi di un bottino molto ricco. E quindi Stenelo lega i suoi di cavalli, belli stretti, e prende i cavalli di Enea e li porta dalla parte dei greci, dalla sua parte, no? E li diede a Deipilo, l'amico suo che più di tutti i coetanei onorava, cioè con il quale era più legato, al quale era più affezionato, perché erano molto concordi, che li guidasse alle concave navi. Dice: ho rapito i cavalli di Enea, prendili e portali verso le nostre navi, le rapide navi, le navi dei greci. Egli frattanto, l'eroe, montò sul cocchio, afferrando le redini lucide, lanciò i cavalli dai solidi zoccoli dietro il Tidide con ardore. Egli sarebbe Stenelo, l'eroe, montò sul cocchio dei suoi cavalli, quindi quelli di Enea, rapiti, devono essere portati alle navi. Invece lui monta sul carro, afferrando le redini lucide, lancia i suoi cavalli dietro il suo padrone, diciamo, Diomede. Diomede è detto Tidide perché figlio di Tideo. Questi col bronzo spietato inseguiva Cipringa. Attenzione, addirittura Diomede insegue Afrodite. Afrodite è intervenuta per proteggere suo figlio Enea. Siamo nel pieno del combattimento e gli dei non solo intervengono nel combattimento, ma possono essere persino colpiti e feriti. E infatti Diomede dice: ah sì, tu vuoi salvare la vita di tuo figlio? Bene, allora io inseguo te e vengo a ferire te. Afrodite è detta Ciprigna per via dell'isola di Cipro, da cui sarebbe nata Venere dal mare, no? Venere sarebbe venuta fuori dal mare. Per esempio, secondo alcune versioni, sarebbe nata dal mare presso l'isola di Cipro. Secondo altre versioni, invece, per esempio, mi viene in mente una poesia di Foscolo, sarebbe nata Marionio presso l'isola di Zante. Comunque, venuta fuori dal mare. Sapendo che è debole dea, non è una dea di quelle che dominano fra le battaglie degli uomini, non è Atena, non è Enio, l'atterratrice di mura. Ecco, gli dei intervengono. Cioè, addirittura nell'Iliade, a differenza dell'Eneide, gli dei intervengono proprio nella battaglia, cioè combattono in prima persona. Chiaro che fra tutte quante le dee è molto più brava, diciamo, a combattere Atena che non Afrodite. Atena spesso viene rappresentata con la spada, ecco, nella mano, perché è proprio una dea combattente, diciamo, no? E anche Enio, un'altra divinità. Un'altra dea, la dea della guerra, appunto. E la raggiunse tra la folla inseguendola. Non solo la insegue, ma riesce a raggiungere la dea, riesce a raggiungere Afrodite. Si tese allora il figlio di Tideo magnanimo, ed un balzo ferì con l'asta acuta il braccio tenero in fondo. Addirittura riesce a ferire il braccio di Afrodite, quindi ferisce una dea, ferisce Afrodite al braccio. E subito l'asta entrò nella pelle, attraverso al peplo ambrosio, che lavoraron le grazie all'altezza del polso. Gli dèi sono uguali agli uomini, sono antropomorfi. Anche Afrodite è esattamente uguale a una donna.
mortale, ha solo questa caratteristica di essere immortale, ma a quanto pare può addirittura essere soggetta a ferite. E quindi viene ferita al braccio esattamente attraversando il peplo, quindi la sua veste, ambrosio, quindi da divinità, ecco, ambrosio, l'ambrosio è il nettare che dona l'immortalità, il peplo ambrosio vuol dire la veste immortale, che lavorarono le grazie, sono le divinità che fanno parte del seguito della dea. Foscolo dedicò un poemetto addirittura a queste grazie, a queste divinità. All'altezza del polso, quindi, è lì che penetra la lancia. Spicciò il sangue immortale della dea. Addirittura fuoriesce il sangue di Afrodite, pur essendo sangue immortale, è comunque ferita. È l'icore, ecco, il nome del sangue degli dei è il seguente: Icore, sangue dei numi, quello che scorre nei numi beati. Essi non mangiano pane, non bevono vino di fiamma. Non bevono vino rosso, non hanno sangue perciò e sono chiamati immortali, hanno licore che è al posto del sangue. Ella diè un grido acuto, ma hai colpito qua vicino al polso, sento male, lasciò cadere giù il figlio, abbiamo detto che ha protetto il figlio con la sua veste. Ma tra le braccia Febo Apollo lo prese in mezzo a nube oscura perché nessuno dei danai cavalli rapidi gettandogli bronzo nel petto potesse rapirgli la vita. Qui si ripetono addirittura gli stessi identici versi pari pari dal 316 al 17, 345 e 46 sono praticamente uguali. È Apollo che interviene. Apollo è fratello di Afrodite, anche lui è dalla parte dei troiani e anche lui interviene per salvare la vita ad Enea. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.